Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il terzo anno della legislatura del Consiglio regionale della Toscana si è appena concluso e nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il lavoro degli ultimi 12 mesi. È stata l'occasione per fare un bilancio con i presidenti di commissione delle principali attività svolte. Nel corso dell'iniziativa è stato anche presentato il nuovo sito istituzionale del Consiglio, che si è rinnovato soprattutto nella parte relativa alla trasparenza della pubblica amministrazione e delle attività del Consiglio regionale. Di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma. Lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In ufficio di presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. La Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani, che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un Consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Beh, la Commissione Cultura è stata impegnata, oltre all'attività ordinaria che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla Regione e i sostegni e i contributi che dalla Regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro,
che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti del mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che esso genera, oltre che per gli effetti diretti. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della Regione Toscana e che toccano tutti i cittadini. Come ogni anno quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della Regione Toscana. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della Regione Toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere. Questi numeri degli ultimi 12 mesi. Sono state 48 le sedute dell'Assemblea legislativa, con il tasso medio di presenza dei consiglieri che è stato del 95,2%. I provvedimenti legislativi approvati sono stati 50, a fronte di 81 testi di legge trattati, 112 le proposte di deliberazione, di cui 104 approvate, 404 le mozioni, delle quali 88 messe al voto e 66 approvate dal Consiglio. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano. Ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica. Dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico: non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR, per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene, perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto, perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la Regione Toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cercofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo.
Il Consiglio regionale in questi anni ha provato sempre più ad essere un'istituzione che, al di là delle proprie funzioni istituzionali, è voluta andare oltre i propri confini per far conoscere che cosa fa il Consiglio regionale, per far conoscere i valori sui quali si basa lo statuto della nostra regione, e noi come Commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie che costantemente fanno un lavoro egregio. Probabilmente diversa e più specifica per le competenze della nostra Commissione, che si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla Regione e al controllo degli atti dei dirigenti della Giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione, che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra Commissione. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata una nuova legge sulla pesca nelle acque interne. L'atto prevede che il 15% delle acque sia dato in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica. La legge, che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne, è stata approvata a maggioranza dall'Aula, con 22 voti favorevoli e 13 contrari, dopo un acceso dibattito e una sospensione per mancanza del numero legale. La nuova norma, secondo la maggioranza, assicura un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca, in relazione anche alla tutela della fauna ittica. La concessione sarà rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore ai 10 anni, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrente o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autoctona e anche in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. E in questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione, che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale. Saranno interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della Giunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Fratelli d'Italia, che si è opposta a questo atto, ribadisce come alcune associazioni si sono espresse contro la privatizzazione di alcuni tratti di fiume e ricorda che altre hanno evidenziato l'aspetto ludico, sportivo e legato al turismo. Ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine, nel dubbio, il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri, per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto queste e altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare
tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge. Si può anche capire la volontà di migliorare, perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. A noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo, e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto, e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica. Regione Toscana, il Consiglio regionale.